Cari amici, buongiorno. Siamo tutti in attesa del famoso sergente Stryker nella brillante interpretazione di John Wayne mentre va all'assalto di Iwo Jima, perché la situazione è la stessa, in quanto, come dimostreremo da questo fondamentale testo... Ricordiamo Iwo Jima, che cosa è? È un isolotto... Beh, mica tanto isolotto. Una bella isola, diciamo così, nell'Oceano Pacifico, in corrispondenza di... In corrispondenza è stata una delle primissime isole... Riconquistate dagli Stati Uniti. Conquistate dai Marines, e in cui i giapponesi hanno fatto una difesa eroica e sono morti tutti. Però avevano... come dire, tutta una serie di nascondigli segreti, di bunker da cui poterono difendersi fino alla fine, per cui fu molto dura. E la bandiera poi fu posta in cima... Ed è quella, diciamo, icona... Che l'icona fondamentale. Della Marina degli Stati Uniti, in cui c'è quel cippo, in cui si vedono quelli che innalzano la bandiera... Che stanno rialzando la bandiera. Tra parentesi, la fotografia è stata ripetuta non so quante volte perché non andava bene per i registi, però i morti sono veri. E allora, siccome ci atteniamo a questa regola di dire le cose come stanno, vogliamo far vedere alcune cose. La prima è questo è un testo fondamentale che dovrebbero leggerlo tutti gli studenti alle elementari e alle medie, perché oggi nessuno sa che cosa è stato e che cosa ha significato Adua. Questo libro... Una delle cime della lotta italiana per la conquista dell'Africa orientale. Esattamente. Ma lì le abbiamo prese del brutto. Sì, Adua ha sempre morso penosamente l'identità nazionale. Quando, fu conquistata l'Abissinia... nel 1936, nell'anno in cui sono nato per maggior gloria dell'universo, il sottoscritto, e il fascismo ebbe il massimo del consenso popolare, che costrinse anche il Partito Comunista a associarsi in questo consenso, dimostrando con ciò che chi vince ha sempre ragione. Io voglio far vedere... Io volevo dire, a proposito, fare una postilla che non c'entra niente, ma è un distinguo importante. Sì. Allora, uno dei signori che legge o vede quello che i video che facciamo noi, ieri si è, diciamo, arbitrariamente attribuito il compito di dire che io sono pazzo. Ah, se, perfetto. Sì, cosa per cui lo denuncerò se non arriva più Miti così, gli ritratta, perché io posso essere accusato di qualunque cosa, perché magari è pure vero, ma di essere pazzo, ti risulta che io posso essere pazzo? No, ma tu sei pazzo per questi savi qui, certo. Quello che stiamo dimostrando qui, è scritto tutto. Amici, ho portato 3 o 4 libri, lo vedrete, la letteratura c'è, il fatto che in Italia non legge nessuno. Vuoi far vedere le fotografie di questi 2 comandanti? Questo è il maggior generale Matteo Albertone, comandante della Brigata Indigeni, fatto prigioniero dagli Shoiani ad Iveci, il maggior generale Giuseppe Elena, comandante della 3ª Brigata Bianca, ferito durante la ritirata. Aspetta che ti faccio vedere, però volevo far vedere i nomi di 2 altri eroici combattenti, e che sono questi. Probabilmente a qualcuno questi nomi sono girati. Uno è il generale Giuseppe Arimondi, caduto ad Amba Raio, e il maggior generale Vittorio Emanuele da Bormida, caduto nella valle di Marian Shaitu. Ecco, attento, ecco, non te lo si rovini. Qui sono caduti anche i generali, cari amici, e tutti si dovrebbero leggere l'eroismo del soldato italiano e degli indigeni che hanno combattuto con noi. Bisogna ricordare, a proposito di questa tua affermazione, che fino all'inizio del Novecento, anzi fine 800 per essere esatti, i generali, i comandanti superiori o maggiori, nel corso della battaglia erano metodicamente risparmiati,
Non a caso, perché fin dalle dai capitani di Ventura e così anche prima, il comandante era utilizzato come merce di scambio per far pagare i danni. No, come è successo a Riccardo di Leone, tanto per dirne uno, no, che è il primo che mi viene. Certo. Paghi il riscatto. Io ti imprigiono, ma questo è andato avanti per 7-8 secoli, di più anche, 8-9-10 secoli. Fai vedere anche quest'altra due fotografie. E questi invece sono morti sul serio, sì. non l'hanno ricattato. No, perché hanno combattuto fino all'ultimo minuto. Certo. Gli dicono arrenditi, gli dicevano arrenditi e questi sparavano finché non li ammazzavano. Il colonnello Cesare Airaghi, morto durante la ritirata della brigata da Bormida. Il colonnello Giovanni Romero, caduto durante il combattimento della brigata Elena. Facciamoli vedere. Da Elena di Savoia? No, la brigata Elena. Era il generale che comandava la brigata. Okay. Che ho fatto vedere in precedenza. Ripeto, questi sono libri di una rarità estrema. Anche perché il 90% degli italiani non legge, gli dici Adua, non sa neanche cosa sia. Questo è uno. C'è pure l'altro. Adua, bel sol d'amore? No. Quello che era? Tripoli, bel sol d'amore. E invece Adua che cos'era? La sconfitta di Adua, che ci costò moltissimo. Se vogliamo presentare il precedente... Il precedente è qui, mentre i nostri militari morivano ad Adua, come dimostrato in questo libro, i politici italiani trafficavano. Come quella famosa battaglia della carica dei 600. Beh, quello è stato un falso. Che è stato il canto del cigno della cavalleria poi alla fine. Sì, questo è vero. Questo è vero. Tra l'altro era la cavalleria leggera. Sì, certo. A Balaclava. Balaclava, bravissimo. La carica della cavalleria leggera a Balaclava. Balaclava in Crimea. E qui dovremmo la dire... La Crimea è sempre stata, nonostante che il Volgo non l'abbia mai saputo, uno dei punti focali centrali del mondo in tutte le epoche storiche, a partire dai Romani, ai Bizantini e così via. E la Crimea è stata difesa in quella guerra? I Khazari, ricordiamoci che i Khazari erano limitrofi alla Crimea. La Crimea è stata la guerra di Crimea a cui partecipò... Quella del 1854, ricordiamolo. In cui partecipò l'esercito piemontese, è stata difesa eroicamente... Partecipò sotto ricatto, perché se Cavour non procedeva a questa sezione non ci sarebbe stata la liberazione dell'Italia. Questo ricatto in questo senso. In senso sì, certo. L'inserimento che ci è costato un sacco di vite umane, però sono morti di colera, non sono morti in battaglia. Perché la battaglia avvenne in una località che si chiama la battaglia della Cernaia, perché la Cernaia... Dove i bersaglieri furono massacrati. No, vabbè. Ne morirono pochissimi. Vabbè, comunque... Che è l'unica battaglia che noi abbiamo fatto, quella, gli altri Cernaia sono morti di colera. Sì. Ma è bene ricordarle queste cose, perché alla difesa di quella penisola, che come clima è uguale all'Italia, l'abbiamo già detto altre volte, sì, combatté anche Tolstoi. Anche perché è una penisola, sì, quindi costeggiata da tre mari, quindi con un clima particolarmente mite. Anche lì. Legato alla latitudine. Certo, con un clima mite e con un suolo fertilissimo, oltretutto. E alla Crimea la Russia non rinuncerà mai. Ci hanno provato e l'ha riconquistata. Diciamo tutte queste cose perché dobbiamo entrare nel merito della questione, come sta accadendo oggi nel mondo. Allora, dicevo... Qui in questo libro che tutti dovrebbero leggere, che riguarda la corruzione della politica italiana secolare. Sì. Soprattutto. Quanti anni c'ha questo libro? No, questo libro è recente, perché è stato pubblicato, te lo dico subito, mi pare nel 45. Ebbene, è recente, insomma. Sì. C'ha 70 anni. Beh, vabbè, l'ho comprato quando ero già in condizione di ragionare e conoscere queste cose. 54, dall'editore Longanesi,
tutta la storia della corruzione italiana. Leggeremo poi un po' un piccolo capitolo per chiarire veramente come stanno le cose in Italia, soprattutto nel caso Notar Bartolo. Ah, bella questa. Il caso Notar Bartolo è la fine del mondo. Bello. Ma non è soltanto quello. Come lo scandalo profumo in Inghilterra, come lo scandalo del capitano di fine 800 in Francia, come si chiamava, non mi ricordo più. Quello che scatenò una lotta tra antisemiti esatto, e proseliti. Mannaggia, non mi viene, vabbè. Hai capito, no? Che ci fu un processo famosissimo. Certamente. Ma il caso Notar Bartolo era leggermente differente. È vero che la pressione dell'opinione pubblica nel caso francese è stata fortissima, ma qui la pressione era quella della mafia, che è però diverso, perché... Beh, lì c'era la mafia affaristica dell'industria bellica. Sì, sì, dubbiamente. Uguale, insomma, anzi, hai detto giustamente. Qui comunque... È mafia-mafia. La mafia-mafia. E quella poi, autoctona, quella vera. Poi ci sono tutti i commenti alla vita pubblica italiana dell'epoca, cioè nell'epoca in cui questi poveracci morivano ad Adua. Ecco. 1896. È vero? Sì. Conferma. Poi di lì fino al 1911 c'è stato un gran casino. Sì. E la cosa bella, la leggiamo tanto qui. No, la cosa che fa riflettere è che all'epoca gli inglesi non intervennero. Come mai? È da domandarsi. Non è che non intervennero. La storia è lunga. La storia è lunga. No, la storia è lunga. Andiamo a... La storia è lunga. E tanto i francesi... A frugliare nel merito. Tanto i francesi quanto gli inglesi non erano interessati ad aiutare l'Italia nella sua conquista ma in quell'area. Sarebbero stati invece interessati a boicottare l'Italia. E lo hanno fatto. Ma molto marginalmente rispetto a quello che avrebbero dovuto fare. Allora, diciamo un'altra informazione. Gli ascari fatti prigionieri ad Adua vennero trattati in questa maniera. C'era il Negus che guardava, tagliata la mano destra, senza anestesia ovviamente, certo. Il piede sinistro. Sì, sì. Ad assistere, molto cruenta. Tant'è vero, io ho visto le fotografie, ci sono le fotografie di questi poveri ragazzi, assieme ai loro commilitoni, che ritornati dalla prigionia dopo aver pagato il riscatto, e tutti quanti con le fasce, il piede sinistro fasciato e la mano destra fasciata. Ad osservare questo trattamento c'era il plenipotenziario francese, che era quello che aveva fornito le armi al Negus. Ricordiamo che questi plenipotenziari, come anche gli italiani, erano privati cittadini e operavano a nome loro e non a nome dello Stato. Sì, comunque sì, rappresentarono le direttive governative. Tipo i faccendieri italiani degli anni 70. Esattamente, tipo quelli che vendevano la roba da mangiare ai Pele Rossa. Sì, uguale. Mezzani. Chiamano i Mezzani. Che vendevano le coperte intrise di vaiolo per far morire i Pele Rossa. Quindi le cose sono sempre le stesse. Quando anche oggi nascono dei dubbi sul reale contenuto di questi vaccini, che sono tanto... I dubbi sono giustificati. Ah, assolutamente. Come c'è scritto qui. Metodicamente vengono riproposte scene del genere, operazioni del genere. Oppure, come diciamo qui, che è questo testo di Johannes Agnoli, La trasformazione della democrazia. Eccolo qui. Ok. E qui abbiamo un passaggio molto interessante. Giolitti, Mussolini, De Gasperi, Nenni. Bello, bello, bellissimo. Un sequel accentratissimo. E l'ho fatto vedere per forza. Accidenti, cazzo. Bello. Allora, dopo aver fatto questa piccola premessa, ci leggiamo qualcosa. E vogliamo leggere, perché
C'è qualcuno che ancora non ha capito che in Italia comanda la Chiesa alleata con la mafia. Ma comanda perché è stato convalidato questo potere dopo la fine della guerra e la scomparsa del fascismo. Perché il tentativo del fascismo di unificare su basi nazionali e nazionaliste l'Italia è andato frustrato e i poteri precedenti sono ritornati al governo, così esattamente come ha voluto gli accordi siciliani del 1943 tra mafia, chiesa rappresentata da due personaggi indelebili, il cardinale Ruffini e Matteotti. No, il figlio di Bernardo Mattarella. Era il proconsole locale di Andreotti. Sì, lo so. Bernardo Mattarella. E tutto ciò che gli ruotava attorno, perché Mattarella, esatto, non era solo, Se no non sarebbe stato. Se no non avrebbe creato una dinastia. E allora, per quanto riguarda il caso Notar Bartolo, invito i nostri amici, se i nostri amici ci seguono, sono anche acculturati, hanno anche un'enciclopedia. Beh, c'è qualcuno che dice che io sono pazzo. Io, non te, solo io. Sì. Solo io procomberò, diceva. Mi viene da dire, veramente. Cioè, no, ce l'aveva, ha detto, hai fallito con la cambiale sociale e quindi sei un pazzo. Ho capito, bene, perfetto. Va bene così. Una retorica inossidabile, incontrovertibile. Oggi che c'è la conferma del valore inossidabile della moneta alternativa, questo tronzo si sveglia col cervello. Io ho fatto una bella risposta, vatti a leggere su YouTube. Su Alba Mediterranea di YouTube. Vai che ci hanno scritto un sacco di gente. Ah sì, benissimo. Sì, devi rispondere. Allora, cari amici, andatevi a vedere al nome Notar Bartolo, è inutile che vi legga tutto. Insomma, c'è questa persona che è stata assassinata dalla mafia. Ma chi era? Che funzioni c'aveva? Era un banchiere che voleva vedere a fondo su certe operazioni, certo. Tutte descritte qua. I banchieri sono sempre uguali, vabbè. No, ma poi racconteremo la storia di Concetta, figlia del mafioso italo-americano. Ah, quello poi. Lì abbiamo i documenti di prima mano. Ma abbiamo anche i video che abbiamo fatto. Ma quelli veri, i documenti, ce li abbiamo anche noi, non solo noi, ovviamente, ma anche noi. Oltre a Berlusconi, al signor Profumo, non quello inglese, ma quello italiano. Alessandro Profumo. Quello che è presidente, come si chiama? No, non presidente, governatore del banco. Lo volevano fare. Come si chiama? Il banco del banco. Il Interruti? No, Indesit. Ex Banca di Roma. Vabbè, insomma, quella che è. Unicredit, ecco, non ci ex, veniva. Non è un caso. Ex Banca di Roma. Il quale Unicredit ha bruciato i conti correnti detenuti da questa signora, pia signora fra l'altro, figlia di questo mafioso italo-americano. Con questa operazione si è comprato praticamente tutte le banche per accentrarle nell'Unicredit. Ma sono sempre soldi americani, teniamoci bene. Oh, ricordiamo poi sempre, all'atere, che girano in Italia qualche miliardo, per non dire migliaia di miliardi in dollari statunitensi, in titoli di Stato americano. In note da $1 miliardo ciascuno o da mezzo miliardo per i più poveri. E se volete un prestito, e ci abbiamo tutte le informazioni, i documenti. Ci mancano solo quelle poi, note lì. Un giorno mi sono ripromesso di scrivere un libro proprio su questo argomento, perché è una cosa eccezionale che svela tutto. Il pastrocchio portato avanti da decenni, per non dire secoli, dalla storiografia ufficiale. Ricordiamoci sempre che cos'è l'Unicredit. Ah, certo.
l'Unicredit è l'erede diretto della Banca Romana. E certo, sappiamo che cosa ha fatto, perché è stata beccata col sorcio in bocca, perché tutte le altre banche fanno esattamente la stessa cosa. Come è stato svelato? Ma c'è quelle banche che sono più banche delle altre. Ultimamente, 3-4 giorni fa, da un altro ricercatore che ha rilevato tutta una serie di lesioni del diritto e di intenzionale manipolazione del diritto da parte delle banche, se mai ci fosse ancora qualcuno che dubita. Allora, dopo che Giolitti ebbe accusato alcuni fascisti di mangiare, uno di costoro disse a Giolitti: ma anche al suo tempo c'era gente che mangiava. E Giolitti pronto: sì, però sapeva stare a tavola. Infatti, ti interrompo un attimo, la cosiddetta Mani Pulite non ha pulito un cazzo di niente. Proprio ha no. Semplicemente, diciamo, coperto intenzionalmente quelli che più erano compromessi, usando come capri espiatori quelli del Partito Socialista in particolare, che erano una frangia delle tante che mangiavano nel banchetto della distruzione della Banca d'Italia e del governo dello Stato in generale, dello Stato italiano in generale. Ricordiamoci bene che la Banca d'Italia nacque con lo scopo precipuo di prendere e colpire le speculazioni della Banca Romana. No, aspetta, ricordiamo anche a questo, facciamo una piccola digressione, ma ricordiamo anche che i sei stati nazionali italiani che prima avevano una loro banca nazionale, quindi c'erano sei banche nazionali in Italia, furono tutte introiettate e divorate dalla Banca d'Italia costituenda. Esattamente. In particolare quella autorizzate all'emissione di monete importante. In particolare la banca fiorentina e la Banca di Napoli, a cui sottrasse Cavour la bella cifra di 200.000 fiorini d'argento, che era il deposito, il forziere della Banca di Napoli. Sì. Ma la cosa più importante è anche il fatto della Banca di Napoli del 1982, quando scoprirono un ammanco di 10.000 miliardi di vecchie lire, e che cosa fece la Banca d'Italia? Semplicemente soppresse il Banco di Napoli, adducendo come tutta una serie di ipotesi del cazzo, ma obbligando poi gli italiani al pagamento del 4 per 1000, capito? Per sanare il cosiddetto ammanco del Banco di Napoli, che era la prassi normale che fanno tutte le banche in Italia e in giro per il mondo, però l'utilizzo per andare a colpire il risparmiatore italiano, come stanno adesso utilizzando la guerra e l'epidemia e anche quant'altro che sta per arrivare, per andare a sottrarre il bene reale agli italiani, fine della storia. E ricordiamoci che durante il periodo del cosiddetto regnicolo, cioè del regno di Vittorio Emanuele III, la banca centrale del regno di Vittorio Emanuele III, nel regnicolo, cioè che si estendeva fino a Salerno, era appunto il Banco di Napoli. E questo dice tutto. Allora, abbiamo detto alcune cose e adesso parliamo di queste altre cose. Dunque, non si sapeva in che modo fare questo processo per l'omicidio Notar Bartolo. Io ovviamente... Posizioniamo nella storia, comunque Notar Bartolo. Sì, vabbè, siamo nel pieno, diciamo, del processo di unificazione dopo il 1960, dopo il 1970, che è meglio, perché è dal 70 che la Banca del Vaticano inizia a speculare con la moneta italiana. E in questo contesto... c'è tutto un movimento che è ampiamente descritto, ricordo che l'autore si chiama Pietro Gerbore, e se vi capita di acquistare qualcosa di Pietro Gerbore è veramente utile per capire che cos'è l'Italia e che cos'è il Vaticano. E in quell'ambito, a un certo punto, la mafia uccide questo Notar Bartolo. Succede il finimondo, non riescono mai a trovare il colpevole, un cazzo e l'altro. Ma adesso, se volete sapere bene, diciamo, la cronaca, uno dei primi omicidi di Stato, esattamente, bravo, o di mafia, che è la stessa cosa.
Attenzione, l'istruttoria durò 7 anni a Palermo e 2 mesi a Milano. È ridicola sta cosa, è veramente. No, ma l'importante è che qualcuno lo scriva. Certo. In Sicilia nessuna delle autorità manifestò il menomo zelo. I magistrati inquirenti si susseguivano. Taluno da principio si infervorava, poi accadeva qualcosa di misterioso ed egli ridiveniva apatico come i predecessori. Sì. Mi sembra di leggere le storie relative a Borsellino, a questi qui. Sì, uguale, è identico, uguale. Il meccanismo è lo stesso. Sì. Chi si ostina poi viene ucciso. No, prima ti gambizzano, prima ti terrorizzano, prima di gambizzarti, ti diciamo addestrano, addestrano, ti danno il lockdown, cioè stai attento che ti chiudo, sì, ti blocco gli interessi tuoi, le famiglie, esatto, eccetera, eccetera. E poi alla fine se proprio insisti e non senti ragione, ti ammazzo. Esattamente. E soprattutto è interessante vedere come Borsellino, dopo l'omicidio del suo sodale, possiamo dire così, collega e sodale, perché era sodale nella ricerca contro, certo, i mafiosi, fu sconsigliato di procedere. Ma lui, loro erano votati al sacrificio, sì, lo sapevano benissimo fin dall'inizio che avrebbero dovuto sacrificare tutto, anzi si sono limitati ad ammazzare loro e non a perseguitare la famiglia. Esatto. Quando, come dimostrato benissimo in quella famosa in quel famoso dibattito che ci fu alla televisione, auspice il grande Maurizio Costanzo, in cui uno dei due fu malamente apostrofato da... Non so a cosa ti riferisci. Quella cosa televisiva, non mi viene in mente di niente. Maurizio Costanzo. Non mi ricordo, dimmelo. Non riesco. Quando l'uomo dei gesuiti, attualmente sindaco di Palermo, apostrofò malamente Borsellino? No, il sodale di Borsellino. Falcone. Tu non l'hai, no, non l'hai visto? No, mai visto questa storia. Non lo sapevo. C'è un personaggio inventato da due gesuiti, andatevi a vedere, il quale attualmente ancora sindaco di Palermo, sì, il quale se la prese ovviamente con Falcone. E c'è tutto lì, è scritto tutto perfettamente. Ma questo fatto non mi viene proprio niente. E chi erano i due gesuiti? Non lo so, non mi viene niente. Quelli che si sono inventati Leoluca Orlando? Non lo so, non c'ho idea. Vabbè, andiamo. Un momento d'amnesia. Oppure, secondo me non l'ho mai saputo, perché questa storia non la conosco proprio, non mi viene in mente niente. Cioè, i due gesuiti che sono andati... dillo! Perché c'era un momento di stallo della mafia. E due gesuiti si recarono in Sicilia. Non lo so. Non mi costringe a ricordarli, perché sono due notizie. Uno era nient'altro che il direttore della Civiltà Cattolica. E l'altro era un altro gesuita. Vabbè, non importa, vabbè, perché dalla biografia di queste due persone si capisce perfettamente tutti i collegamenti, compreso la biografia di Leoluca Orlando, attualmente ancora sindaco di Palermo. E ce l'hanno rimesso perché ha servito bene. E certo, perché quando è andato in crisi, chi? Quando è andato in crisi l'amministrazione e soprattutto il potere di Salvo Lima. Ah, cioè dei fratelli Lima. Dei fratelli Lima e soprattutto dei Salvo. Dei cugini.
E allora è tutto lì, il potere di Andreotti, eccetera, il collegamento mafia, chiesa, democrazia cristiana. Il vero autentico collegamento tra chiesa e democrazia cristiana è, per ovvie ragioni, Giulio Andreotti, giusto? Certo. Per ovvie... È stato condannato, pure se in prescrizione, perché sono passati vent'anni, sì. Esatto. È stato condannato perché il fatto sussisteva, ma non è più, era più perseguibile. Si fa sempre superare la prescrizione e poi si condanna. Certo. È capitato anche a me. È vero, giusto. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Vai oltre, vai avanti. Sennò dopo alcune mie denunce... No, se no ci abbiamo ancora una quindicina, venti minuti, perché dopodiché finisce la batteria. Né Leopoldo Notar Bartolo, figlio di Notar Bartolo, figlio dell'assassinato, trovò facilmente un avvocato disposto a rappresentare la parte civile. Eppure gli indizi si precisavano e sempre più convergevano in una determinata direzione. Il brigadiere di Sciarra, un onesto soldataccio, scoprì la buona traccia. Un certo Troia aveva indicato al maestro elementare Delisi un emerito mafioso di Villa Abate, appartenente alla cosca di Palizzolo, Giuseppe Fontana, e aveva detto: ecco l'assassino del commendatore Notar Bartolo. Nella sera stessa dell'assassinio, mio cognato si incontrò in Altavilla con lui. Fontana, vedendolo... Nome tipicamente francesista. Hauteville. Fontana... Hauteville. Esattamente. Fontana, non si sa se Hauteville è derivato da Altavilla, è molto probabile. O l'uno o l'altro. Visto l'importanza della Sicilia, certo, nella storia dell'Europa. Certo. Angioina. Nella sera stessa dell'assassino mio cognato si incontrò in Altavilla con lui. Fontana, vedendolo, voleva evitarlo, ma non potendolo più, lo avvicinò e lo pregò di non dire di averlo veduto, era oltremodo sconvolto. Il brigadiere informò il giudice, questi tentò di risalire alla fonte, ma la mafia di Villa Abate, informata, aprì un processo a Troia per tradimento e lui batté in ritirata. Non restava altro da fare che mettere il Fontana davanti a Diletti, il sottocapo stazione di Termini, ma sin lì il giudice istruttore non vuole andare. Vedi che cosa significa, eh? La giustizia in Italia. Una piccola rivoluzione sul finire del 1893 venne in aiuto di Leopoldo Notar Bartolo, perché Crispi istituì la dittatura del generale Morra di Lavriano e fu facile far intendere la situazione a quel bravo soldato. In una notte tutta la cosca di Villa Abate venne arrestata, ma subito Fontana produsse la risorsa suprema e tradizionale della mafia, l'alibi. E davvero un capolavoro del genere. Nell'autunno del 1892, al marzo del 1993, egli era rimasto in Tunisia, occupato nel commercio dei limoni. Lo provò con abbondanza di documenti, te credo. Si sarebbe potuto, non dimentico, confrontarlo con il sottocapo a stazione. Il prudente giudice non volle arrischiarsi a tanto. Ha trovato, diciamo, la copertura della sua, diciamo, sentenza, e su quella base lì di documenti falsi ha detto: io sto a posto, la giustizia è salvata. E tutto a cagarsi sotto. A Morra di Lavriano subentrò il generale Mirri. Mi fa ricordare un po' le imprese. Di chi? Le imprese di chi? Chi era? Chi è stato il questore di ferro? Morra. Ma no, Moro. Non, qui, non si chiamava Moro. Moro, sì. No, il questore, non si chiamava. Il questore Moro. No, ci ho fatto anche un film. Lo so. Quello nominato da Mussolini. È un nome tipo Moro, comunque. Ah, sì, certo. Oddio. Vabbè, lo chiamiamo Moro, questore, che era Moro. Il questore di ferro. A Morra di Lavriano subentrò il generale Mirri, bella figura di galantuomo, il quale spiegò tutta la sua energia per smontare l'alibi.
Cioè, questo qui ha perso tutto il tempo per smontare l'alibi di quest'altro che era chiaro che era falso, era stato il mandante dell'omicidio. Col suo appoggio, Leopoldo Notarbartolo partì per la Tunisia. Mori. Non mi veniva, porca miseria. Mori. Perché io lo confondevo col generale Mori, sì, certo, dei Carabinieri. Certo. È un gran galantuomo, te lo garantisco. Te lo garantisco proprio. Quello che fece per conto del governo italiano i rapporti tra lo Stato e la mafia. Lui è un altro, di cui non ricordo il nome al momento. Leopoldo Notarbartolo partì per la Tunisia, visitò tutti i paesi del litorale al fine di mettere in chiaro il movimento delle barche usate da Fontana. Cristiani ed ebrei confermarono l'alibi, ti immagini. Gli arabi dissentirono. Sono serie. Però senza poter ricordare date precise. Finalmente il parroco di Nabul si disse sicuro che Fontano si era allontanato almeno due volte, il parroco. Almeno qualcuno. Ma Nabul però, non in Sicilia. Un nuovo giudice istruttore accolse questi risultati con un sorriso, perché nel frattempo Fontana aveva perfezionato l'alibi. Mm-hmm. Ed egli emise una sentenza di insufficienza di prove, tutti compreso Carollo e Garufi furono rimessi in libertà. Per Leopoldo Notarbartolo ogni speranza pareva persa. Ma dopo Adua, ecco perché ho portato il libro su Adua. Dopo Adua, Rudimì. Ricordiamoci che Adua fu nel periodo fascista un nome per donna femminile, sì, molto diffuso, perché fu presa Adua. Sì. Io nacqui dopo la presa di Macalleri. Da bambino mi domandavo sempre, ma che nome era Adua, perché c'avevo delle conoscenti che si chiamavano Adua. C'è un film intitolato Adua e le sorelle. Non Rocco e le sorelle, no, Adua e le sue sorelle, sì, non te lo ricordo? Sì, il nome sì. Però il film mi sa non l'ho mai visto. Un film neorealista. Sì. E poi, no, un altro nome, c'era il nome di una presentatrice televisiva che si chiamava Abba Cercato, sì. Però il suo nome era Addis Abeba. Sì. Invece io sono nato quando presero Macalè e nessuno ci credeva, credevano che fosse uno scherzo di aprile, perché era il primo aprile, credevano che fosse uno scherzo. Un nuovo giudice istruttore accolse questi risultati con un sorriso. Ma dopo Adua, Rudinì prese il potere e, volendo creare un contraltare al governo dittatoriale di Crispi, istituì un commissariato civile per la Sicilia, affidato al conte Codronchi. Poiché egli era un vecchio amico di Notarbartolo, Rudinì raccomandò al commissario di tentare tutto il possibile per condurre a giudizio i presunti re dell'assassinio. Codronchi cominciò col fare il suo ingresso ufficiale a Palermo, avendo al fianco in carrozza Palizzolo, che dopo la caduta di Crispi si accostava alla destra. Poi chiamò a Palermo il procuratore generale Cosenza perché riaprisse la istruttoria. Fontana gli facilitò il compito facendosi arrestare nell'estate del 1896 con una banda di falsi monetari. Attorno a questi malfattori fu messo un tipo di galeotta spia, Bertolani, il quale riuscì a far parlare uno dei falsari. Sì, Fontana era il mafioso celebre per l'assassinio di Notarbartolo. Quindi lo sapeva tutta la mala. Certo, lo sapeva. Perché lui stesso aveva assassinato Notarbartolo per conto dello signore, certo, che lui voleva andare a vedere in retroscena dei traffici della Banca di Sicilia. Né si poteva evitare un confronto tra Fontana e il sottocapostazione di Termini e Merese, certo, no? Certo. Diletti venne preso di sorpresa e condotto alle carceri giudiziarie in un corridoio dove si aprivano 40 celle. Gli fu detto di andare di porta in porta e di aprire gli spioncini,
davanti ad uno di questi dilette e trasalì, il 2. Ne siete ben sicuro? Comincia ad avere qualche pelo bianco, ma è lui. Portarono diletti quasi di forza davanti a Cosenza. Con le lacrime agli occhi e i singhiozzi nella voce, il povero sottocapo stazione scongiurò il magistrato di non costringerlo a ripetere in pubblico una simile accusa. I suoi innocenti bambini sarebbero rimasti senza padre e senza pane. Allora era anche così. Anche adesso. Adesso il futuro sarà ancora peggio, con quello che stanno scatenando questi figli di puttana. Arriviamo alla conclusione. Perdi il padre, perdi il pane. Sì, sì. Lo lasciarono tranquillo per un mese. Poi fu chiamato davanti al giudice istruttore. Gli fu mostrato Fontana tra 5 altri detenuti e lui, giustamente, più o meno somiglianti. Vi è tra costoro colui che vedeste nel vagone di Notar Bartolo? Diletti neppure guardò gli altri detenuti, fissò gli occhi su Fontana, esitò un poco, poi disse no, te credo. Vi è almeno tra essi colui che un mese fa vi fece tanta impressione? No. Cosenza liberò Fontana, poiché Diletti non l'aveva riconosciuto. Va bene? Va bene o no? Eh sì, non va bene affatto, ma così. La trasformazione della democrazia. Ma questo è attualissimo, eh? Certo. No, attualissimo il tema. Ma certo che l'ho portato appositamente. Siamo solo nel 1896, solo un secolo fa, eh? Un secolo e 120 anni fa. È la stessa cosa, la storia è sempre quella. Quando c'è di mezzo... basta guardare Giulio Cesare, Crasso e tutti gli altri, è tutto uguale. Ma almeno sì, vabbè, sempre se di soldi si parla. Sì, sempre. Sempre di soldi. Ma almeno, diciamo, all'epoca non c'era Santa Madre Chiesa, che era, si definisce a tutt'oggi, erede di quella urbis. Allora, leggo semplicemente una frase. Il programma della pace sociale è rivolto anche contro il pericolo di una violenta emancipazione. Ecco la pace sociale dov'è. Contro il pericolo di una violenta emancipazione. Cioè, la libertà la può essere pericolosa. Stai attenti che è pericolosa la libertà. E in effetti è anche vero. Certo. Se non che gli stessi mezzi pacifici devono essere ulteriormente mediati. Panes et circenses, il consumo e il tempo libero. Non bastano in un mondo dinamico in cui continuamente possono scoppiare delle crisi come l'attuale. E le schede elettorali, mezzo possibile per una rivoluzione permanente, sono a volte altrettanto poco pacifiche e poco accettabili, secondo le tradizionali categorie morali, quanto i colpi di fucile. Questi ultimi, se uccidono soltanto e non cambiano nulla, potrebbero addirittura riconquistare la dignità di un mezzo moralmente ineccepibile. Se è vero che le schede elettorali servono a far morire di morte storica l'ordine costituito. Ma persino di questo caso il rapporto tra mezzo e fine rimane intatto, poiché al mezzo violento viene attribuita la qualità del sacro. Dalle crociate medievali su fino all'intervento armato del governo americano nel Vietnam. Portare la pace, portare la sicurezza. Invece no, adesso l'intervento di Putin, no, non è quella pace. No. Gli americani sì, Putin no. Cosa l'ho detto? No, Putin è un delinquente. Sì, si permette di ribellarsi all'accerchiamento. Per lo Stato costituzionale ciò significa il solo orientarsi sul Parlamento non basta se contemporaneamente non si ottiene che il gioco parlamentare permanga nel quadro delle strutture da garantire. Mi viene venuto in mente una cosa, te la dico, se no poi mi scordo. Allora, io
insieme anche ad, a Giuseppe Strano, a Pino Strano, sì, abbiamo riflettuto su questo fatto di questa improvvisa, pure se maturata nel corso di 8 anni, presa di decisione da parte di Putin di intervenire militarmente. E beh, accettato. Se in realtà questo intervento militare non sia confacente alla distrazione delle masse da un progetto del mondialismo come era l'epidemia pandemica. Sì, questo è sicuro. Cioè, capito che voglio dire? Questo è sicuro. Cioè, questa guerra in realtà è troppo contingente, troppo contemporanea, capito? Sì. Del tutto. Sì, però in extremis, per cui ha aspettato. Certo. Quando si è accorto di esserci circondato, ma è intervenuto. Tu sai bene che le cose complesse hanno sempre tante motivazioni, tanti risultati, tante vie, tanti percorsi, no? E quindi certo, è presumibile, diciamo coerentemente, ma noi rientriamo nell'ambito di una strategia, è fuori, esatto, di una strategia più ampia che non quella della guerra, della lotta fra Oriente ed Occidente, fra NATO e Confederazione Russa, esattamente, all'interno della quale subentra però un'altra forza di potere che è Hollywood. Certo. Non a caso all'inizio di questo ho voluto ricordare certo il sergente Stryker, certo, perché oggi Hollywood entra in maniera pesantissima nell'immaginario popolare con tutte le invenzioni che certo fanno, che tutti questi inviati speciali. La scuola di Francoforte continua nella sua persecuzione delle menti umane. Esatto. Naturalmente la nuova forma statale non è senz'altro paragonabile al vecchio stato autoritario. Non è rilevante che, da un punto di vista formale, non i gruppi dirigenti, bensì gli elettori decidano come debba essere l'articolazione dei centri di potere e quale la partecipazione ai pubblici poteri. Questa è una lotta che combattiamo da sempre. Ed è proprio questa circostanza a rendere la trasformazione della democrazia una dura necessità. Certo. Il vuoto formalismo della concorrenza e l'orientamento pragmatico dei partiti concorrenti, dei partiti concorrenti tra loro rammentano certamente l'apparente concorrenza nel settore dei consumi ed il suo volto bifronte. Mentre i gruppi dirigenti combattono tra loro una lotta reale, perché per essi è in questione un effettivo incremento di potere, agli elettori è offerta soltanto l'illusione di una competizione aperta e tendente, così come dovrebbe essere, all'incremento qualitativo. In realtà il pubblico politico, come quello dei consumatori, vengono rifornitidi beni diversi solo in apparenza. Sì, sono accontentati. La libertà formale nella scelta tra una Ford Taunus e una Opel Rekord, tra le vacanze di Rimini o ad Ancona, è decisiva della presenza sul mercato delle ditte e degli alberghi. Dal punto di vista sostanziale, il suo valore quanto ad un concreto esercizio della libertà è altrettanto minimo che la libertà è di scegliere. È la modalità presa dalla programmazione linguistica. Esatto. Ti dà due scelte e praticamente qualunque scelta delle due fai comunque è viziata da una coercizione occulta. A questa situazione c'è ulteriore incremento che vogliamo dire che è denunciato in questo fondamentale testo del 2006. Perché su questa situazione si viene a innestare il mito di Hollywood, c'è Hollywood qui, e basta vedere quello che dicono gli inviati speciali delle nostre televisioni mandati a vedere il popolo che fa le barricate.
È da ridere. Anche ieri mi sono visto 5 minuti di cazzate, guarda, a un certo punto giro perché non sì, se ne può più. Ma è Hollywood, sì, Hollywood, è completamente Hollywood. Tutto fasullo. Ma non un po', tutto completamente fasullo. Anche quel po' di verità che dovrebbe esserci è assolutamente no. È interpretata ad sì, cazzo, ad cazzum proprio. Posso garantirlo perché c'è chi mi fa dei riferimenti locali molto chiari. Come tanti giovani. Però ricordiamo agli amici che qui di fronte c'era un tentativo di costruzione abusiva sì, dentro al parco sì, sì, e noi 2-3 anni fa l'abbiamo bloccata. Fino adesso, fino pare a... che questi si muovano ancora. Allora, comunque, per 3 anni abbiamo fatto un culo, sì, quindi sicuramente non ci amano. Sì. Come si chiama il tizio? Non si sa più perché si è cambiato tanto. Ha venduto la mafia a un altro dei suoi sì, nomi. La mafia è talmente questa. Cambiano nome in continuazione. Si fa silenziosamente strada una società della sorveglianza. Mentre i telegiornali serali snocciolavano le immagini di Saddam Hussein esaminato in cerca di pidocchi, è stato silenziosamente ratificato l'Intelligence Authorization Act per l'esercizio finanziario 2004. Mi sembra chiaro. Mi è venuto in mente quello che ha detto il nostro ministro degli esteri, il nostro grande ministro degli esteri, che stanno facendo in modo di far condannare Putin. Sì, sì. Noi stiamo operando per far condannare Putin. Sì, lo fa condannare... Lui! Sì. Cioè, è la cimice, la pulce che dice adesso sì, ammazzo l'elefante. Sì, ma nemmeno l'elefante, il mammut rispetto alla pulce. Allucinante. Il 13 dicembre 2003... Il presidente Bush, in sordina e senza alcuna copertura da parte dei grandi mezzi di informazione, ha ratificato il controverso Intelligence Authorization Act, legge di autorizzazione delle operazioni di intelligence. Va bene? Va bene? Ma voglio mentre ricordare, gran parte degli di act... obblighi, a proposito di obblighi, la gente non sa che lo Stato può requisire in qualunque momento qualunque bene... con una legge che è stata votata mi sembra qualche mese fa, qualche settimana sì, fa. Questo per dire che la gente non lo sa, ma siamo davvero in guerra, ma non davvero in guerra con la Russia o con l'Ucraina o con chi cazzo volete voi, ma in guerra con la grande mafia monetaria finanziaria mondialista. Esatto. Che si fa approvare le leggi che cazzo gli pare, come gli pare, quando gli pare, a prescindere da quelli che voi avete votato, che dovrebbero essere servitori, che dovrebbero essere vostri dietrapiedi, che dovrebbero giustificarsi ogni volta che vanno davanti all'elettorato. Niente, ne frega un cazzo di niente, portano avanti strategie esatto, come quella di Obama o di chi altri. Nessuno degli organi di informazione delle grandi società mediatiche si è occupato della ratifica di questa legge, che aumenta i finanziamenti alle agenzie di intelligence. Quindi anche a Hollywood, amplia notevolmente la definizione delle istituzioni finanziarie sorvegliabili e autorizza l'FBI ad acquisire documenti privati degli individui sospettati di attività criminali, senza un controllo giudiziario. Va bene? Vai, vai. Di qui arriviamo all'altro aspetto, che è questo, e concludiamo. Aggiornamento di Michele Salvail. Lo scorso anno abbiamo riferito che l'amministrazione Bush fu duramente criticata perché distorceva a fini politici i dati provenienti dalla ricerca. Distorceva a fini politici. È un metodo da sempre, dovunque, quantunque. Si meravigliano. Che cazzo di meraviglia? È così, il potere fa questo. E che lo da più parti giungeva la richiesta di azioni regolamentatrici e legislative per restituire integrità scientifica alla politica federale. Purtroppo, sebbene sia aumentata la copertura di tali questioni nei mezzi di informazione delle corporation, la tendenza continua. L'Union of Concerned Scientists ha pubblicato un rapporto che elenca gli abusi
dell'amministrazione Bush, il rapporto afferma che funzionari della Casa Bianca hanno chiesto ai candidati ai panel consultivi scientifici di rivelare la loro preferenza elettorale. Non aggiungo altro. Quando noi diciamo che tutta questa storia correlata con le vaccinazioni e col terrorismo vaccinico è un fatto politico di dominio delle popolazioni, la conferma ce l'abbiamo qui, è dal 2006. E dal 2006, però con questo concludiamo. Noi siamo complottisti. Sì. Cioè, ma beh, il bello è che hanno inventato e spinto il termine, sì, come valesse l'accezione del siamo noi che inventiamo i complotti. Esatto. Invece noi siamo, è vero, complottisti, ma nel senso che andiamo a sgamare, a indovinare, esatto, a sviscerare e a pubblicare le infamità di questa gente qua. Ma quando non le nostre, loro. Ma noi siamo Chiesa... gli accusatori. J'accuse. Chi era, diceva J'accuse? Emile? Zola. Il quale intervenne? È proprio su quella cosa che io mentre tu parlavi io ci riflettevo, capito? Che parlò al presidente in Parlamento e anche al presidente della Repubblica Francese dicendo: guardate figli di puttana, io vi accuso di tutte le porcate che avete fatto e il capitano è solo un capro espiatorio. Esattamente. Esattamente. Parliamo del Dreyfus. Dreyfus, capitano Dreyfus. Che c'aveva il solo torto di essersi scopata qualche donna in più. Sì, poveraccio. Sì. Era una cosa capitava, normale. Capitava, capitava. Giustificabilissima, fra l'altro, e condivisibile. Ma c'era cascato. Ci si cade in questi tranelli. L'amico, quasi amico, diciamo così. Oddio, vabbè, quello che venne alla nostra conferenza di presentazione della cambiale sociale, il magistrato a Orte, ti ricordi che si presentò? Quello che si presentò portata da Antonella Ruzzico. Come si chiamava? Paolo Ferraro. Paolo Ferraro, gli hanno combinato una cosa del genere. Gli hanno dato due o tre troie pronte all'uso. E lui ci è cascato come un pollo, per non dire un pollo, con tutte le conseguenze che poi adesso c'è morto, perché? Poveraccio. Perché? C'è morto, quando è stato? Due o tre mesi fa? Sì, un paio di mesi fa. La notizia è girata, ovviamente, della sua morte, quindi un testimone contrario questa gente non ce l'ha, perché lui era riuscito a capire in retroscena che riguardavano lo spionaggio, la vendita delle armi, la vendita... Al Celio succede di tutto, esatto. Da sempre. Sempre. Celio famoso per che cosa? Oltre che per esserci un ospedale. Il traffico di droga, il traffico di droga. Tutte queste cose che venivano concentrate in un famoso delitto, dove ovviamente il povero accusato di delitto sta in galera e gli hanno detto statene buono, se no succede qualcosa di peggio, succede qualcosa a tua figlia. Dopodiché, cari amici, noi abbiamo detto quello che dovevamo dire. Chi è ancora coglione crede ancora a queste cazzate? No, dicono che io sono pazzo. Sì. Sono che non l'hanno detto per te, ma io non lo so. Ma io leggo sempre i libri. Io invece le cose me le immagazzino nella memoria e poi i libri, non basta uno che li porti, insomma, ecco. Io dico sempre, sconfessate i libri che leggo, invece di parlare a vanvera. No, ma il bello è che lui è uno che ha 15.000 libri, non è è il contenuto di una biblioteca comunale di una certa dimensione. Sì, di una certa dimensione. Ma anche, soprattutto, non solo dimensione come quantità, ma qualitativa, dimensione qualitativa. Ma il bello è che... Nei suoi 15.000 libri ci sono anche dei libri... di romanzi, di letteratura in generale, ma la maggior parte sono saggi di approfondimento importante. Esatto. Cioè lì quei libri lì trasmettono cognizioni, concetti, esperienze. Non sono Lara, che sì, il tema di Lara, no? Ecco. Ma il bello, lo dico perché ovviamente gli amici mi vedono quei libri. Il bello che di tutti i libri che ho, so anche dove sono e mi ricordo i titoli, quindi non sperate di non avere mai di fronte
Giorgio, in una di sfida, come si diceva una volta, quando tu facevi una kermesse. Sì, aspetta, una singolare tensione. Sì, no, no, c'era proprio. La cioè, di sfida di Barletta. No, c'è proprio un termine, diciamo, un termine che specifica la tensione fra poeti o fra rimatori. Non me lo ricordo. Vabbè, poi era. Capito? C'è proprio un termine esatto. Lo so, l'ho capito. Non viene la parola. Vabbè, ragazzi, sempre so long e abbiate cura del grande dio Priapo. Omaggiatelo sempre. Sempre, che è l'unico che vi salverà.